Job placement lo chiamano gli addetti ai lavori in termini più semplici, vuol dire far incontrare domande e offerta di lavoro sin dall'università. Una priorità per l'UGL, il sindacato che ha incontrato nella sua sede barese uno dei candidati nella corsa al rettorato di Bari, Antonio Ricchio. Nel mio programma ho pensato addirittura a un'agenzia per il placement, perché oggi l'università non può essere estranea rispetto alle sfide dell'occupazione, del collocamento nel mercato del lavoro e soprattutto a rendere il rapporto fra domanda e offerta di lavoro un rapporto virtuoso. Le iniziative che l'università ha avviato sono state significative, ma credo che ci sia ancora molto da fare proprio per offrire le opportunità ulteriori di inserimento nel mercato del lavoro, non solo in quello locale ma in quello globale. Nel faccia a faccia sono emerse anche altre questioni come la meritocrazia da applicare nel personale tecnico-amministrativo e la necessità di valorizzare di più i docenti migliori. L'Università di Bari ha delle grandi potenzialità, ha anche una collocazione straordinaria nell'area euro-mediterranea, ha delle risorse, ha delle eccellenze. Deve metterle a valore, deve fare rete, deve essere anche in grado di innovarsi e di cogliere le sfide anche di un mondo che è profondamente mutato.